Non me ne sono ancora ebrei. Oggi, Mitzashem, studiamo Sechter Ruvin, Daf Nun Zain, e ora iniziamo la Mishnah in mezzo dell'Amud. Notim Karpav Leir, Divrei Rav Meir. Abbiamo studiato che Karpav è un appezzamento, anche se non recintato, di 72 terzi Amot per 72 terzi, che ha una superficie quadrata di quasi 5.000 Amot quadrate, perché Chazal volevano permettere il massimo una tale superficie, perché come la superficie del tabernacolo, che era 50 per 100 amot, che era 5.000 amot quadrate. E questa è una misura che più o meno dà questa superficie di quasi 5.000 amot quadrate. E una zona tale, questo Karpaf, se è accanto alla città, viene usato per immagazzinare diverse cose che gli abitanti hanno necessità di usare. E se sono due città o due villaggi, uno accanto all'altro, però sono divisi da due carpafim, cioè da una distanza di minore di 141 e un terzo di amma, vedremo adesso nella Mishnah e nella Gemara che segue, allora questi due appezzamenti congiungono queste due città e le creano una sola città riguardo al Tchum. Vuol dire che una persona che vive da un lato di una città può camminare, attraversare tutta la propria città e l'altra città fino alla fine, e da lì può andare 2000 mot, o se mette Tchum e fa un Eruv, può andare due volte Tchum. Dunque, dice Rabbi Meir qui nella Mishnah che se c'è una città singola, secondo Rabbi Meir si può aggiungere un Karpaf, però Chachamim dicono che no, Chachamim lo amru Karpaf ela ben shtei ayarot, solo tra due città o due villaggi. Im yesh lo, yesh lezu shivim amah v'shiraim, shiraim si intende due terzi, shiraim si intende quel ciò che rimane, comunque sono due terzi. Se c'è uno spazio vuoto di 70 amot e 2 terzi da un lato, Veshivim HaMashiraim dall'altro lato, per l'altra città, o se Karpaf et Shteen di Ot Echad, è come se creasse un grande Karpaf, il doppio della superficie normale, e queste due città diventano una città riguardo al Tchum. Vehen Shlosha Kfarim Amshulashin, tre villaggi e Mishulashin, si capisce che si intende che sono in una riga. Dopo la guerra vedremo ancora, c'è una questione se sono in una fila o se sono a forma di un triangolo. Yesh im yesh ben shnehem chitzonim 141 ushlish, o se emtzai, scusi, asa emtzai shlosha liot echad. Se c'è uno spazio vuoto tra questi due villaggi, come abbiamo detto, come due Karpafim, cioè 141 e un terzo, allora il terzo villaggio ha creato una situazione tale che anche lui fa parte di questi due e anche lui diventa un terzo villaggio per creare come se fosse tutta una città. Chiedo a Maraminani in Mile, dove sappiamo ciò, a Marrava de Marcra, Mekir ha'ir v'chutza, dalla città, dal muro della città o dalle mura della città verso fuori. Amar Torah ten chutza v'achar kach medod. Comincia a misurare da fuori, cioè ten chutza si intende dai questo spazio di Karpaf, di questi 72 terzi amot all'infuori della città, e solo dopo di ciò e prende misura per il Tchum. Siccome però Rabbi Meir deduce i due Karpafim dalla città dei Levim, allora perciò bisogna assumere che il Karpaf è anche lo stesso din anche per la città dei Levim. Però secondo ciò che dice Rabbi Meir, che si crea se dobbiamo aggiungere un Karpaf alla città e dopo si misura il Tchum, allora è un problema, perché
il DAF precedente, e spero che vi ricordate ancora, vabbè che è passato parecchio tempo, e abbiamo studiato che Lagmara ha cercato di spiegare nelle città di Levi'im come si può raggiungere questa meta di spiegare come perché c'è una varietà che dice che questo spazio vuoto attorno alla città di Levi'im era un quarto del totale. Abbiamo visto diverse maniere di fare questo conteggio. Però se aggiungiamo il Karpaf, allora questo conteggio non vale più. Allora questo rovina tutto ciò che abbiamo studiato nel DAF precedente. E perciò, per non distruggere tutto ciò che abbiamo studiato, bisogna dire che il Tanakh, che dice quella verità, che questa zona libera attorno alla città di Levim, che abbiamo detto che è 1000 amot di larghezza, che rappresenta un quarto del totale, bisogna dire che questa verità non segue l'opinione di Rabbi Meir. Perciò sono due opinioni diverse e non vanno d'accordo. Vechamim omrim lo amru karpaf ela ben shtayarot. Solo se ci sono due città, due villaggi, allora si possono aggiungere questi due carpafi in questo spazio vuoto tra le due città per renderle una. Itmar, Ravuna amar, notnim carpaf leso ver carpaf leso. Secondo Ravuna, quando si dice che si aggiunge un carpaf, si intende un carpaf per ogni città, ogni villaggio. Perciò sono due carpafim. Chiabarava amar carpaf echad, lishten. Un carpaf, non due. Tanà, abbiamo studiato la Mishnah, la nostra Mishnah, Chamim Omrim, lo amu karpaf ela ben shtai yarot. Siccome dice lo amru karpaf echad, siccome dice karpaf nel singolare, vuol dire che c'è solo un karpaf, non due, come dice Ravuna. Perciò questo sta a confutare ciò che dice Ravuna. Amarach Ravuna, mai karpaf, torat karpaf. Quello che intende dire quando dice karpaf, non intende dire un Karpaf nel singolare, intende la legge di Karpaf. E perciò si intende dire che anche ci sono due Karpafim. Uleolam, Karpaf leso, Karpaf leso. Achinami istavra, è veramente anche logico dire così, come dice Ravuna, Bdiketani Seifa, siccome c'è scritto nella parte finale della Mishnah, Imiesh leso shivim amma vishraim, u leso shivim ava amma vishraim, o se Karpaf, vediamo che ci sono due volte Karpafim, allora è proprio esattamente quello che dice Ravuna. O se Karpaf dice liot echad, shma mina. Allora questo si adatta esattamente a ciò che dice Ravuna. Risponde Chiyavarav, Amar Chiyavarav, voltiamo il daf. Ha mane Rav Meir. Chi dice questa Mishnah, questa parte Mishnah, la parte finale che abbiamo appena letto, che abbiamo detto אם יש לזו 70 אמה ושיריים, ולזו 70 שיריים, עושה קרפף דשתיהן להיות אחד. דשא חייב הרב. קווסט סקונד אופיוני די רבי מאיר. סקונד אלוהי קונטרו אופיוני די רבי מאיר, לקומי אופיוני די חכמים. פרצ'ו, נונה פרובלמה, כי אלוהי נונה דקורדו קווסט. קווסט גמרא, סק קוזי קומי דשי תו. חייב הרב. כקווסטו כדשי. כלפרטי פינאלי המשנה, אס סקונד אופיוני די רבי מאיר. C'abbiamo un problema, perché la parte iniziale della Mishnah dice Notin karpaf la'ir divrei meir, giusto? Questo dice Rabbi Meir. Adesso vuol dire che la parte finale è anche Rabbi Meir. Allora per quale ragione è necessario dirlo? Siccome dice Notin karpaf la'ir divrei meir, si capisce che la'ir per una città si dà un karpaf e per due città si danno due karpafim. Per quale ragione è necessario ripetere questo? Chiede la Gemara, adesso la Gemara ripete ciò che ho detto. Hatani la Reisha, abbiamo già studiato nell'inizio della Mishnah, Notin Karpaf la'ir divrei meir. Risponde Gemara, Tzricha, no, sono tutte e due. Adesso questa deve essere una risposta secondo Rechia Barà, per spiegare quello che dice Rechia Barà, perché lui è l'opinione che questa parte finale della Mishnah è secondo Rechia. Adesso lui spiega per quale ragione è necessario menzionare tutte e due, la parte iniziale e la parte finale che è secondo Rechia. Dimmi, se avessimo detto solo quella parte, la parte iniziale, Avamena chad le chada ve chad le tarte, che secondo la parte iniziale, siccome non veramente non parla di due città, parla solo di una, si potrebbe pensare che quello che dice Meir è sia se c'è una città
si dà un carpaf, sia se ci sono due città collegate tra loro, c'è cioè un piccolo spazio tra loro, si dà solo un carpaf e non due. Kamashmalan deletarte tre avinalu. Perciò ci vuole la seconda parte della Mishnah, la parte finale della Mishnah, per insegnarci che anche in caso che ci sono due co-città collegate tra loro, si danno due carpafim. Viyashminanacha, se avesse detto solo la parte finale della Mishnah, Mishum dedchika tashmishtayu, perché c'è poco spazio per poter usare, che non c'è molto spazio, che una città richiede un certo spazio all'aperto per ragioni estetiche, e città che sono divise da sufficiente spazio per bellezza sono considerate separate, mentre città che non hanno uno spazio abbastanza grande, cioè solo uno spazio minore, solo di due carpafim, o non di più di carpafim naturalmente, non sembrano separate e perciò sono considerate una unica città. E perciò, perché siccome sono due città che sono accanto, una accanto all'altra, invece c'è poco spazio, allora capiamo che in questo caso ci vogliono due carpafim. Aval hatam, ma lì dove c'è una città, dell'Odhika Tashmishtayim, che veramente non c'è poco spazio, al contrario, c'è molto spazio. E spiega la Sheikh che benché una città necessita una certa misura di spazio all'aperto, l'unico caso che uno considera un Karpaf parte della città è solo quando questo spazio prima di tutto è adiacente alla città e anche quando è l'unico spazio disponibile. Perciò in una singola città non incontreremo e non prenderemo in considerazione il Karpaf come parte di esso, se è solo l'unico spazio. Però in due città che non hanno altro spazio per le cose per le quali occorrono loro per immagazzinare ciò che hanno necessità di immagazzinare, e siccome non c'è una demarcazione evidente, perciò sono considerate come una città, perché abbiamo detto che il Karpaf può essere anche uno spazio completamente aperto anche se non è recintato. E perciò in questo caso, in caso di una città, avremmo detto che non si dà carpaf affatto, secondo la mia Meir, Sriha. Na, la Messia della Mishnah. Vehen shlosha kfarim amshulashim. E che amshulashim si intende che sono, normalmente si capisce che sono in una fila. Im yesh ben shnaim achitzonim, 141 amah ushlish, o se emtsait shlosha liot echad. Se c'è uno spazio di due carpafim tra loro, e il terzo villaggio è anche considerato come parte di essi. Tamad ika emzai, questo è solo, allora se dici così, allora è solo nel caso che c'è un terzo villaggio tra di loro. Halek emzai, però se non c'è un terzo villaggio, lo, allora non si danno due carpafim. Dice, guarda, questa è tiufta di Ravuna, questa è una confutazione contro Ravuna. Perché anche se ci sono, perfino anche se ci sono lo spazio di due carpafim, 141 amot è un terzo, sì, non sono considerate una città, poiché non manca il villaggio centrale. Amarra Ravuna, ha itmar ala, amar rabba, amar ravidi, abbiamo studiato, che amar chania, lo mesholashim amash, e la roin kol she ilo matil emtsai benem, ve yu mesholashim, ve en ben zo le zo, ela, 141 amot, kav mem ama, ואחת ושליש, עשה אמצעי שלושה להיות אחד. פאצ'ו נוס קיצטו, חוזי קפיטה פומליה. דונקו, צ'יזון דו וילאצ'י, כאנו טרלורו אונו ספציו, ותדה בנה, דקווי פינה קווי, סטנטה דו תרסייבה, דקווי פינה קווי, אין כי דקווי פינה קווי. דקווי פינה קווי, צ'יזנדמטרו ספציו דלרגצה דקווסטו תרצו וילאצ'ו. Cioè, se noi spostassimo questo villaggio e lo metteremo qui, allora se questo villaggio sarebbe qui e ci sarebbe lo spazio di massimo 72 terzi da ogni lato, allora questi tre villaggi diventerebbero un unico villaggio, perciò un abitante che vive qui può camminare in una volta fino a qui, iniziare il tchum da qui e se mette un eruv può andare fino a 4.000 mot da qui e viceversa. Adesso vedremo ancora subito in Agmarà
Che a che distanza può essere questo terzo villaggio fino a questo punto, che è in linea retta con questa linea che collega i due villaggi, fino a massimo 2.000 moto. Ve lo dico adesso così vi ricorderete quello che stiamo parlando. E quello che ha detto qui l'Akmara, adesso ripetiamo nuovamente quello che dice l'Akmara qui. Amar Ravuna, Hait Marah, l'abbiamo studiato che Amar Rav Idi, Amar Rav Hanina, lo mesho lashino amash. E veramente ci intende dire che non sono veramente in una linea retta, in una fila. Ela Roim, bensì diciamo come triangolo. Ela Roim colce ilum matil emzai benehem. Come ho detto, che se prendesse questo qui e lo metterebbe qui. Sì, quello che dice qui la Gemara. Colsi lo matil emzai venem, che prende questo e lo mette qui. Ve yom mishulashin. Allora saranno tutti e tre i villaggi in una sola riga. Ven benzo lezo, leze, ela, e 141 è un terzo da ogni lato. In totale, 141 in totale. Asa emzai e shlosha liot echad. Questo qui. Questo villaggio ha trasformato questi due villaggi che sono diventati tutti e tre un solo villaggio. Amale Rava Labai, Kama Yeh Ben Chitzolim, cioè io mi ho chiesto quant'è la massima distanza tra il terzo villaggio fino alla linea retta tra i due villaggi. Amale Alpai Mam, al massimo 2.000 mot, come ho già detto. Veatu, atu de amart, kvate de rava bre de rava varavuna, mi stavo da amar, io temi al pai mamma. Se vi ricordate, abbiamo studiato che quando c'è una città che c'è a questa forma, se vi ricordate, che creiamo qui come una linea immaginaria. E la Gemara che ha portato una discussione tra Rava e Abaye, che Rava ha chiesto a Abaye che distanza può essere da qui fino a qui, e Abaye ha detto che qualsiasi distanza, anche più di 2.000 moti. Allora chiede qui adesso Rava a Abaye. Ve'atu de amart kvate de rava bre de rava varavuna mistav de amar yuten mal paima. Te stesso hai detto che da qui può essere più di 2.000 mot. Allora perché qui dici che deve essere massimo 2.000 mot e non di più? Achi Ashta risponde a Baye, no, non puoi comparare. Atam i kabatim, achale kabatim. Qui ci sono case, questo è tutto pieno di case. Allora consideriamo questa zona come se fosse piena di case. Ma qui non ci sono case, tutto vuoto. Tutta questa zona è tutta vuota. Ve Rava Labai, Kama Yaben Chitzon Le Chitzon, che distanza può esserci da qui fino a qui? Risponde Abaye, Kama Yaben. Che domanda è questa? Ma è nafka l'armina, che ti importa? Che differenza fa? Ma è nafmina vuol dire che differenza fa? Poiché col she'ilu machnis emzai bene'en ve'en benzo benze leze ela me'avroim v'achat u'shlish afilo 4.000 mamma. Se, come abbiamo detto, che possiamo mettere questa città o questo villaggio qui, tra questo spazio vuoto non è più di 72 terzi e questo spazio non è più di 72 terzi, questa distanza totale può essere qualsiasi distanza, anche più di 4.000, ma che ti importa? Chiese Rava, filo 4.000, anche se ha 4.000 mot o anche più, diciamo, amale in sì.
qualsiasi distanza. Allora chiede, Ve'amar Ravuna irasi akikeshet im yesh ben shnei rashi apachot mi 4000 ma'a vodin la mina yeter, vivla vodin la mina keshet. Abbiamo già studiato questo. Che in questa città, se questa distanza da qui fino a qui è fino a un massimo di 4000 mot, allora è considerata come una città e perciò bisogna si misura da qui, cioè una persona che vive qui, sono anche dal punto più distante di questa città, una persona che vive qui può camminare tutta questa distanza fino a qui, perché come se fosse parte, tutta questa zona vuota, come se fosse parte di questa città, e da qui cominciano 2000 mot e si fa un eruv 4000 mot. Perciò questa zona è tutta, però vediamo che fino a 4000 mot. E allora perché qui dice 2000 mot e non 4000 mot? Spiega, risponde Abaye, Atam lekalme mammali, cioè qui non si può dire riempi. Aha, ikalme mammali. Faccio, spiego così. Diciamo che prendiamo un gruppo di case da qui e li mettiamo qui. Poi adesso diciamo che queste case, cioè gli abitanti delle case qui, possono usufruire ancora di questa distanza da qui, camminare 2000 mot da qui fino a qui e anche da qui fino a qui. Adesso chiede, dice Abaye, scusi, non chiede, dice Abaye, che non puoi dire così. Qui sì, passiamo questo villaggio e lo mettiamo qui. Però qui non puoi usufruire sia usufruire da questa zona perché si è trasferito qui, anche immaginariamente, come questo qui. Però non puoi dire che o da qui e anche da qui, o da qui, o da qui, ma non tutti e due, perché è una contraddizione. Adesso un altro caso. C'era un Amar Rav Safra, le Rava, Arebnei, Akistefon, de Mashkina lo Tchuma mehai gisa, de Arcir, ubne Tchuma de Arcir, Mashkina lo Tchuma mehai gisa, והכיסטפון האיכא דגלת מפסיקה יתר מ-141 ושליש. בואו תראה כוזי. שאלנו דוי צ'יטה. אונה שקיימה... כמו שקיימנו קרי? Akistefon e l'altra si chiama Arcir. Adesso c'è un fiume che passa, scorre tra di loro, e che si chiama Diglat, e lo spazio da qui fino a qui è diciamo fino al massimo di 72 terzi, e da qui fino a qui 72 terzi, anche qui c'è uno spazio di meno di 72 terzi. Questo è il fiume che scorre tra le due città. Dice, ma qui abbiamo uno spazio maggiore di due carpafim. Allora dice Akmara che siamo qui a due righe prima della Mishnah. Achvelei Rava è uscito fuori e gli ha indicato Anach at mehata di Shura di Mavli bediglat be shivim amav shiraim, che c'erano delle rovine di mura di una città antica dentro il fiume, ma siccome ci sono mura qui, perché abbiamo studiato che rovine anche aiutano per aumentare la città,
E siccome ci sono mura qui, ci sono mura qui, e qui c'è uno spazio di un carpaccio, queste mura aiutano per creare che tutta questa zona diventi una città. E perciò risponde a Safra perché hanno permesso di camminare da una città all'altra. Quello che ha chiesto a Safra e Rava gli ha risposto perché a causa delle rovine, delle vecchie mura, per la vecchia città aiuta a creare una zona, un'unica zona. Terminiamo qui. Grazie per l'ascolto.